Io parlerò del ruolo dell'NBI nello studio della laringe. L'NBI è un nuovo tipo di ottica che è stata introdotta in campo otorinolaringoiatrico nel 2004 e da allora è sempre più utilizzata e sempre più diffusa. Quest'ottica è particolare perché utilizza un doppio filtro che seleziona due lunghezze d'onda che corrispondono al picco di riassorbimento dell'emoglobina, quindi mettono in evidenza l'emoglobina e di conseguenza i vasi, che saranno di colore blu scuro se localizzati a livello superficiale, verde se invece sottomucosi. È molto importante e ci aiuta molto in ambito clinico l'NBI perché non solo ci permette questo nuovo fibroscopio di vedere le caratteristiche macroscopiche del piano glottico, della laringe, dell'ipofaringe, ma ci permette anche di conoscere la vascolarizzazione della lesione. È come se noi riuscissimo a fare una biopsia visiva perché vediamo il pattern vascolare. È importante conoscere il pattern vascolare perché questo poi ci aiuta nella diagnosi differenziale tra l'infiammazione, l'edema e le lesioni precancerose. Ovviamente, come prima cosa, dobbiamo conoscere quello che è il pattern vascolare normale di una laringe sana. Quindi vediamo che ci sono questi capillari che sono paralleli rispetto alle corde vocali, che vanno dalla commissura anteriore verso la corda vocale. E questa è una laringe sana vista con la luce bianca, una laringe sana vista con l'NBI. Una volta capita com'è la vascolarizzazione regolare, dobbiamo conoscere le classificazioni che ci permettono di identificare poi i vari tipi di pattern vascolare. Le classificazioni sono due: la classificazione di NI del 2011 e la classificazione della Società Laringologica Europea del 2015. La classificazione di NI è la prima e quindi è quella più diffusa, quella che più spesso leggiamo nei referti, e divide in cinque sottotipi. Il tipo 1 fino al tipo 4 vengono considerate pattern vascolari associati a lesioni benigne. Il tipo 5, invece, che a sua volta si divide in altri tre sottotipi, considera lesioni precancerose. Allora, vediamo, questa è l'immagine di un pattern vascolare di tipo 1 secondo la classificazione di NI. Quindi ci sono questi vasi che si vedono sia in luce bianca che con l'NBI, che sono sempre paralleli alla corda vocale. I vasi tra il tipo 1 e il tipo 2 aumentano di dimensione, quindi sono vasi sempre più evidenti. Questo è tipico delle laringiti, delle corditi, insomma, di lesioni infiammatorie. Il tipo 3 è uno dei punti critici dell'NBI, sarebbero le leucoplasie, quindi tutte quelle placche biancastre che non permettono di visualizzare bene la vascolarizzazione sotto la placca. Viene chiamato effetto ombrello, quindi anche con l'NBI noi vediamo una lesione bianca, ma la vascolarizzazione sotto no, perché l'NBI non ha un forte potere di penetrazione, quindi non riesce a vedere l'emoglobina sotto la placca. Il tipo 4 cominciano a comparire i classici loop capillari intrapapillari, quindi il vaso non ha più un andamento parallelo alla corda vocale, ma comincia ad avere un andamento perpendicolare rispetto alla corda e quindi si vedono questi puntini marroni sulla lesione. Il tipo 5, secondo la classificazione di NI, cominciano ad essere lesioni precancerose e si divide in altri tre sottotipi che sono A, B e C. Nel tipo A è caratterizzato dai loop capillari intrapapillari che sono dilatati e di alta densità, quindi si vedono tutte queste chiazzette bianche, chiazzette nere sulla lesione. Nel tipo 5B l'anfa capillare è distrutta, quindi cominciano a esserci dei vasi perpendicolari, dilatati, irregolari, ci cominciano a essere stravasi ematici. E questo è il tipo 5C, che è insomma, tipico proprio del tumore, lo possiamo riconoscere anche solamente con la luce bianca, e qui la vascolarizzazione è completamente alterata, i vasi sono dilatati, rotti, ci sono aree di necrosi, si vedono gli stravasi ematici. La classificazione di NI è sicuramente la più diffusa, come ho detto in precedenza, però ha dei punti critici. Uno è che il tipo 4 non sempre riesce a identificare lesioni benigne, infatti dato che nel tipo 4 cominciano a comparire loop capillari intrapapillari, nel tipo 4 in alcuni casi la diamo come lesioni benigne e poi facendo la biopsia escono fuori displasie gravi. E poi la classificazione è complessa perché ci sono 5 tipi, il quinto a sua volta si divide in altri 3 sottotipi, quindi non è facilissima da utilizzare a livello ambulatoriale. Per questo nel 2015 la Società Europea di Laringologia ha proposto una nuova classificazione, molto più semplice, e questa è quella che noi utilizziamo attualmente. Divide la vascolarizzazione in due tipi,
vascolarizzazione longitudinale, quindi parallela alla corda vocale, quindi fino a che vediamo vasi obliqui, dilatati, ma paralleli alla corda vocale, li consideriamo lesioni benigne. Quando cominciano a comparire vasi perpendicolari, che poi sarebbero i loop capillari intrapapillari secondo la classificazione di Nee, in questo caso cominciamo ad avere un sospetto di malignità per la lesione. Adesso, nella pratica, quando è che utilizziamo l'MBI? In fase sia diagnostica che intraoperatoria. In fase diagnostica, perché ovviamente permette di fare una diagnosi differenziale tra un carcinoma, una precancerosi o un'infiammazione, o comunque ci aiuta molto nella diagnosi differenziale. E poi ormai i protocolli di conservazione d'organo sono quelli più utilizzati nell'oncologia della laringe, quindi spesso noi vediamo pazienti che hanno fatto radiochemio e che hanno laringi completamente alterate dall'edema, dall'infiammazione, dalla necrosi, e fare un follow-up oncologico in laringi così complicate è difficile. E l'MBI sicuramente ci aiuta a differenziare laddove è solo infiammazione da un sospetto invece di recidiva. E poi in fase intraoperatoria. Intraoperatoria diciamo che è ancora poco utilizzato, si usa molto spesso in ambulatorio, invece in sala operatoria ancora poco, ma è molto utile nel laser, nella chirurgia laser della laringe. Ora vedremo tutta una serie di esempi. Questo è un edema, vediamo che è un tipo di lesione infiammatoria e qui vediamo che i vasi, la vascolarizzazione è più o meno conservata, quindi sono sempre vasi paralleli alla corda vocale, dilatati ma costanti. Questa invece è una leucoplasia e qui è il problema dell'MBI, l'effetto ombrello, il fatto che ha un basso potere di penetrazione e quindi non ci permette di vedere la vascolarizzazione sotto la placca, quindi una placca leucoplasica così con la luce bianca come con l'MBI è difficile da capire che cosa si nasconde sotto la placca biancastra. Quello che si può fare è studiare la vascolarizzazione per lesione, però è diciamo complicato e meno affidabile. Questo invece è il follow-up di una laringe che ha fatto radioterapia e si vede sulla corda vocale di destra una recidiva. Vediamo l'alterazione della vascolarizzazione. Comincia a essere utilizzato anche nel reflusso faringolaringeo perché permette di vedere l'iperemia, meglio rispetto alla luce bianca, l'iperemia delle aritenoidi, tipica del reflusso. Ora, l'MBI e il laser, questo è un nuovo campo che stiamo sviluppando. La chirurgia laser è attualmente la controparte della radioterapia nei tumori early, quindi nei T1 e nei T2 della laringe. Secondo Cochrane, T1 e T2 della laringe hanno gli stessi outcome oncologici con la radioterapia o con il laser. Qual è la differenza? Che con il laser l'intervento dura un giorno e si ha una notte di pernotto di solito, mentre la radioterapia sono 35 sedute. E inoltre ha un costo minore rispetto alla radioterapia. Il punto critico del laser è l'esposizione della laringe, che non sempre è possibile nel paziente, e poi i margini positivi. Con l'utilizzo dell'MBI in sala operatoria, il numero dei margini positivi diminuisce dal 52% al 37%. Sono solo 4 gli studi e letteratura che utilizzano, i centri di letteratura insomma, che utilizzano l'MBI in sala operatoria, perché è complicato spostare l'MBI, perché non è facile averlo in sala operatoria. Però sicuramente questo è un campo che avrà un grande successo in futuro, soprattutto perché il laser sta sempre più sostituendo la radioterapia nei tumori early. Per quale motivo ci permette di avere un minor numero di margini positivi di resezione? Perché ci permette di fare questa biopsia visiva, quindi di vedere bene il pattern di vascolarizzazione ed eventualmente allargare la resezione. In questo modo diminuisce sia il numero di recidive, sia il numero di tutti quei pazienti che mandiamo in stretto follow-up perché con margini positivi. Queste sono un'altra serie di immagini, questo è un carcinoma dell'emilaringe di destra e vediamo bene come i puntini, tutte quelle piazze scure che compaiono sulla neoformazione. Questa invece è una cordectomia di quinto tipo a destra, in luce bianca ci sembrava regolare, invece con l'MBI abbiamo visto che c'era un'alterazione della vascolarizzazione in commissura anteriore e poi facendo la biopsia lì è uscito carcinoma in situ. Questo invece è un carcinoma della corda vena di sinistra e qui confermiamo che la placca leucoplasica non ci permette di vedere la vascolarizzazione sotto, quindi in questo caso non abbiamo una grande differenza tra la luce bianca e la luce MBI.
In conclusione, quali sono i vantaggi dell'MBI? Il fatto che ci aiuta a fare una diagnosi differenziale tra lesioni precancerose e lesioni infiammatorie, che ci aiuta molto in tutti quei pazienti che hanno seguito protocolli di conservazione d'organo, quindi radiochemioterapia, dove la laringe è infiammata ed ematosa, e poi in fase intraoperatoria nel migliorare i margini di resezione quando utilizziamo il laser. Gli svantaggi sono la curva di apprendimento. Infatti, vedendo di più, tendiamo a fare, soprattutto all'inizio, molte più biopsie, che poi risultano invece falsi positivi, perché è solo il vedere di più che ci porta a fare più controlli. Il limite dell'effetto ombrello nelle lesioni leucoplasiche, e poi la saliva e il sangue, questo vale durante l'intervento. Ovviamente, se durante il laser c'è anche solo una goccia di sangue, quello altera tutta la visione con l'MBI, il campo deve essere perfettamente pulito. Grazie per l'attenzione.